Il trofeo Supercup riaccende i motori per il secondo appuntamento della stagione 2017. Dopo lo spettacolare esordio andato in scena a Imola, è l'autodromo internazionale di Misano Adriatico ad ospitare il campionato riservato alle vetture derivate di serie Turismo e GT fino a 3.016 cilindrata. Ancora una volta il paddock della serie tricolore si presenta ricco di novità, con il nuovo record di iscritti in un weekend agonistico di assoluto prestigio, caratterizzato dalla presenza in pista anche del FIA European Truck Championship. Sì, soprattutto in questo weekend abbiamo anche delle novità sulla classe riservata alle GT, un nome di spicco in particolare è Auto Orlando, poi c'è la Zero Racing che si presenta con una Renault Megane Trophy, quindi stiamo cercando di accontentare un po' tutti e siamo apprezzati un po' da tutti, quindi questo ci fa contenti. E naturalmente il fatto che ci siano così tante vetture conferma ancora una volta la validità del format ideato dal trofeo Supercup. Queste diciamo sono veramente delle conferme che aspettavamo e sinceramente per questa data siamo presi un po' in contropiede perché c'è stata un'affluenza veramente notevole, però ci stiamo organizzando per la parte finale del campionato se riusciamo comunque ad accontentare tutti, quindi diciamo che la cosa funziona, dai. Come di consueto, il nutrito schieramento del trofeo Supercup vede la suddivisione dei partecipanti in due classifiche assolute. Per quanto riguarda le classi oltre 2000, da segnalare tra le grandi novità la presenza al via di Massimiliano Chini, al volante della Seat Leon nella classe 1 Turismo. È stata un'esperienza ed è un'esperienza bellissima, ci sono molti partecipanti di diverse categorie e quindi c'è veramente tanto da fare in questo campionato che è esordito da poco con la bravura di Giordano e tutto il suo team, quindi abbiamo un'esperienza diciamo abbastanza importante per capire anche i nostri concorrenti e veramente qui c'è da divertirsi, c'è da combattere anzi. Tutti veramente impegnati e bravi, veramente bravi. Quindi un bel campionato, lo consiglio a tutti. Altro debutto prestigioso nella tappa di Misano è quello del team Auto Orlando, presente con la Porsche 997 GT4 affidata al giovane Alessandro Nervi. È un campionato molto combattuto, soprattutto nelle prime posizioni, è veramente difficile arrivarci. Ci sono molti, molti bravi piloti, quindi non è per niente facile. Al via nell'appuntamento romagnolo anche il duo formato da Gianluca Dragani e Andrea Giani con la BMW M3 E36 del team Acadi Motorsport. Siamo qui a Misano dove il panorama di vetture con cui ci confrontiamo è veramente variegato. Abbiamo l'opportunità di confrontare quelle che sono le prestazioni di un team relativamente giovane, quindi che ancora si sta facendo le ossa, e diciamo che per noi è un grande onore essere qui. Ieri le qualifiche sono andate molto bene, il team ha messo a disposizione una macchina veramente ottima, infatti della nostra categoria diciamo come nostra cilindrata abbiamo fatto credo il miglior tempo e partiamo in 12ª griglia nell'assoluta. Dopo l'ottimo esordio di Imola, caratterizzato dal successo nella graduatoria assoluta colto in gara 2, è il pilota della Megane Trophy Lucio Gioffre a portarci in pista per svelarci le caratteristiche del tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Ciao, sono Lucio Gioffre, vi porto a fare un giro nella mia Renault Megane Trophy sull'autodromo di Misano Adriatico. Allora, siamo pronti per metterci nel rettifilo di partenza. Si tira la terza, poi la quarta ed infine la quinta, si stacca agli ultimi 100 metri, si scalano due marce e si fa la prima curva a destra e immediatamente dopo a sinistra per avvicinare la curva del Rio. Qui si appoggia subito la quarta senza tirare troppo la terza, quarta e qua c'è una frenata importante fino alla seconda, sono due curve vicine ma è come se fosse una. In seconda si appoggia alla terza, si esce di terza veloce e poi si scaricano le marce, quarta, quinta e se si riesce anche la sesta. Si stacca nuovamente ai 100 metri, due marce si entra di terza, usciamo facendo scorrere la vettura più possibile sempre di terza, quarta e al tramonto si scalano due marce. Delicata curva importante perché poi c'è un lungo rettifilo.
seconda, terza, quarta, qui ci danno strada alla fine, mettiamo la sesta, si fa in pieno questa curva e poi ci aspetta una frenata lunga e dolce dove si scalano due marce. Si inizia ad affrontare il carro di quarta, poi si scalano nuovamente due marce e si fa questo tornante strettissimo, si mette nuovamente la terza, quarta, si stacca poco prima dei 50 per affrontare l'ultima curva che è importantissima perché ci mette sul rettifilo di partenza e siamo arrivati. Tanto pubblico e temperatura caldissima già a partire dalle qualifiche di sabato, con il lungo serpentone di vetture del trofeo Supercup pronto a darsi battaglia per la caccia alla pole position. Al termine di 25 minuti tiratissimi a spuntarle nuovamente Lucio Geoffrè, il quale con il crono di 1:43.260 riesce a precedere di oltre 3 decimi la vettura gemella di Andrea Mosca. In seconda fila la Porsche 997 Cup di Mario Cagliani e la BMW M3 di Riccardo Fumagalli, quindi a seguire la Lotus Elise di Mauro Guastamacchia e la Leon di Fabrizio Caprioni. È uno schieramento di partenza a dir poco imponente quello che propone il trofeo Supercup al via di gara 1, con ben 47 vetture capeggiate nelle prime file dai protagonisti delle classi oltre 2000 ed una magnifica cornice di pubblico pronta a gustarsi lo spettacolo lungo gli oltre 4 km dell'autodromo romagnolo. Al via le due Megane di Geoffrè e Mosca guidano il gruppo con il lungo serpentone di vetture che sfila senza problemi. A cercare di tenere testa ai battistrada nelle prime fasi è Mario Cagliani al volante della sua Porsche 997 Cup. Grande bagarra sin dalle prime fasi, con l'impegnativa staccata del carro che vede Geoffrè seguito a breve distanza da Mosca, quindi Cagliani, Fumagalli, Caprioni, Pigozzi e Guastamacchia. Più indietro nel gruppo tenta di farsi largo anche la M3 di Gianni, mentre Nervi, scattato dal fondo, ha già recuperato diverse posizioni a bordo della sua 997 GT4. Il primo giro si chiude con le vetture più potenti che monopolizzano le posizioni di testa, con Pigozzi prima e Guastamacchia poi che riescono ad avere la meglio nei confronti di Caprioni. Positiva anche la prova di Massimiliano Chini, che segue a ruota la M3 di Luli del Castello, mentre Maurizio Mazza precede Davide Casetta nella battaglia tutta interna alla classe Clio Cup 1006, con Pierluigi Nebuloni impegnato a sfruttare fino all'ultimo centimetro la pista con la sua Porsche Cayman. Davanti intanto il duo di testa formato da Geoffrè e Mosca deve iniziare a fare i conti con i primi doppiaggi, mentre a centro il gruppo non manca di dare battaglia a Mamo Vuolo, intento a contendere la leadership della classe 2 Turismo a Del Castello e Valentini. Sempre in questo raggruppamento, le spettacolari immagini dell'onboard camera di Andrea Gianni evidenziano la bagarre in pista. Il momento di svolta arriva però verso metà gara, quando Mosca approfitta del traffico generato dalle vetture più lente per sorprendere Geoffrè subito dopo il carro. Il nuovo leader cerca subito di costruire un margine sul rivale, mentre poco più indietro infuria la battaglia,
con la Porsche di Walter Patumi che accusa qualche problema ed è costretta a rallentare. A poche tornate dalla conclusione entra però in azione la safety car a causa della vettura numero 77 di Giuseppe Rizzo che perde una ruota in uscita dalla curva Misano. Il gruppo viene così ricompattato alle spalle della vettura di sicurezza senza che vi sia il tempo materiale per poter dare nuovamente il via libera all'ostilità. La bandiera a scacchi saluta così il successo di Andrea Mosca, il quale precede nell'ordine Gioffre, Cagliani, Fumagalli, Guastamacchia, Pigozzi, Caprioni, Martini, Nervi e Chini a chiudere la top 10. Sul podio spazio per le celebrazioni riservate ai primi tre della classifica assoluta, nonché ai protagonisti delle singole classi. Nella 1 Turismo a primeggiare Riccardo Fumagalli davanti a Davide Pigozzi e Fabrizio Caprioni. Nella 2 Lulli del Castello trionfa precedendo Giulio Valentini e Mammo Vuolo, mentre nella classe 3 Mario Montanaro a salire sul gradino più alto del podio. Nella Clio Cup 1006 Maurizio Mazza precede Davide Casetta al termine di una battaglia tiratissima, mentre nel gruppo E1 2000 Giulio Bellucci si impone nei confronti di Arturo Pucciarelli. Alessandro Nervi, dopo una gara a suon di sorpassi, ritira la coppa del vincitore nella classe GT, con Pierluigi Nebuloni che svetta nella Cayman Cup e Giovanni Grasso nella Racing Start 2000. Siamo con Andrea Mosca, vincitore assoluto di gara 1, nonché trionfatore nelle classi oltre 2000. Allora Andrea, è stata una bella battaglia in gara 1 con Gioffre, alla fine sei riuscito anche ad approfittare della fase dei doppiaggi per conquistare la leadership della gara e non mollarla più sino alla bandiera a scacchi. Beh, diciamo oggi ci sono tante macchine, anche macchine molto meno prestazionali delle nostre, ci vuole anche un po' di fortuna. Lucio era veloce più o meno come me, lo stesso passo, e ha scelto di andare da una parte, ho visto un buco, mi ci sono infilato e è andata bene. Dopo una pausa di qualche ora è già tempo di indossare tutto il casco per i protagonisti del trofeo Super Cup, pronti per affrontare una nuova sfida in gara 2. Lo schieramento rimane quello scaturito dalle qualifiche del giorno precedente, con i vari piloti divisi tra chi è animato da propositi di riscatto e chi invece desidera confermare quanto di buono messo in mostra nella manche precedente. Allo start il poleman Gioffre è lesto a prendere il comando delle operazioni, mentre alle sue spalle la battaglia imperversa sin dalle prime curve, come evidenziato dall'onboard camera di Alberto Fumagalli. Alla prima staccata del carro, Gioffre dispone già di un discreto margine di vantaggio nei confronti di Mosca, il quale a sua volta è chiamato a tenere a bada la Porsche di Cagliani, quindi Caprioni, Fumagalli, Guastamacchia, Regni, Pigozzi, Del Castello e Martini a chiudere la top 10 della classifica assoluta oltre 2000. Dopo una prima tornata all'insegna dell'autoscontro, Pierluigi Nebulone è costretto al ritiro con il radiatore in panne, mentre poco dopo la Porsche di Regni cede il passo alla Lotus Elise di Guastamacchia, con Grasso che a centrogruppo segue a ruota la BMW di Mario Montanaro. Davanti Gioffre sembra in grado di aumentare il proprio margine su Mosca, almeno fino a quando la direzione gara non decide di spedire in pista la safety car a causa di una vettura ferma nella ghiaia. Il gruppo viene così ricompattato alle spalle della vettura di sicurezza, mentre il pubblico continua ad osservare con grande partecipazione l'evolversi della gara. Al restart Mosca tenta subito di prendere la scia della vettura gemella di Gioffre, ma quest'ultimo stavolta non si lascia sorprendere mantenendo la leadership, mentre alle loro spalle Fumagalli e Caprioni si contendono il successo nella classe 1 Turismo. Nelle battute conclusive, la bandiera bianconera viene esposta nei confronti dell'auto numero 33 di Davide Pigozzi, con Valentini e Vuolo che si danno battaglia per la piazza d'onore nella classe 2 Turismo.
Lucio Gioffrè riesce a cogliere quindi un meritato trionfo, transitando sotto la bandiera a scacchi con un margine di 1 secondo e 2 nei confronti di Andrea Mosca. Il terzo posto va a Fumagalli, abile a contenere nel finale Caprione e Cagliani, quindi a seguire Guastamacchia, Del Castello, Pigozzi, Chini e Valentini. Sul podio vengono premiati i protagonisti dell'assoluta oltre 2000, ovvero Gioffrè, Mosca e Fumagalli, prima di lasciare spazio ai vincitori delle singole classi. Nella 1 Turismo è lo stesso pilota del team 05 Motorsport a precedere Caprioni e Pigozzi, mentre nella classe 2 nuovamente Luli Del Castello a trionfare davanti a Valentini e Vuolo. Mario Montanaro ritira un'altra coppa nella classe 3 Turismo, Maurizio Mazza precede Davide Casette nella Clio Cup 1006 e Giovanni Grasso sale sul gradino più alto del podio nella Racing Start 2000. Siamo in compagnia di Lucio Gioffrè, vincitore assoluto di gara 2, nonché trionfatore naturalmente della classe superiore a 2000. Allora Lucio, questa gara 2 ti ha visto gestire la testa della gara sin dall'inizio, nonostante l'ingresso della safety car sei poi riuscito anche a contenere il ritorno dei tuoi avversari nella parte finale di gara. Sì, è stata una bella gara. Sono provato a prendere margine, c'ero riuscito, però qui la safety car in questa tipologia di trofeo entra sempre e quindi nuovamente gli avversari sono a ridosso e l'ultimo giro diventa sempre una cosa difficile da gestire, però è stato corretto anche il mio avversario che stamattina è riuscito a vincere per suoi meriti ma anche per colpa dei doppiati, che è una costante in questo campionato. Alla fine una gara a testa va bene così, siamo tranquilli, contenti. Siamo in compagnia di Alberto Fumagalli, vincitore della classe 1 Turismo. Allora Alberto, una gara sicuramente positiva per te, che ti ha visto trionfare in un contesto non sicuramente facile, anche visto il livello qualitativo degli avversari. Sì, decisamente sì, è stata una gara abbastanza movimentata e al tempo stesso combattuta. Niente, io ho dato il meglio che potevo dare, il caldo poi ha fatto la sua parte, perché, e questo vale per tutti naturalmente, avevamo una macchina perfetta, assettata in maniera perfetta, senza se e senza ma, quindi questo mi ha molto aiutato e alla fine ha pagato, insomma il lavoro di queste settimane anche di messa a punto certamente ci ha aiutato e ci ha pagato, insomma.